tornate dalla palestra, un piatto unico che ci rende felici, non quella roba triste, mi raccomando, insalatine, insalatelle, tutto quanto. Vuoi un bel piatto di pasta? Allora, facciamo questa pasta, ho delle fettucce, poi fate lo spaghetto, quello che vi pare a voi, con sgombro leggermente piccante. Vedi tutti quanti gli ingredienti. Pomodori. Io ho trovato questi oggi buoni, che mi piacevano, tipo San Marzano. Aglio, olive de nocciolate, prezzemolo, lo sgombro, filetti di sgombro all'olio d'oliva, leggermente piccante, mi piace, lo sapete, a me piace il piccante, e due alicette per fare la basetta. Allora, il segreto è uno e solo. Non esageriamo con l'olio, ci proveremo, non esageriamo con l'olio, sai, a casa mia si esagera sempre. Poi, non facciamo andare, dato che è un post palestra, un post allenamento, sono tornato adesso alla palestra, vedete? Iron Man è tornato qua. Allora, non facciamo superare delle temperature all'olio, quindi non deve rosolare l'aglio, ma si deve soltanto profumare l'olio con l'aglio. E i gambi di prezzemolo, ragazzi. Oddio, gambi, solo gambi, non foglie, gambi. Piano piano lo facciamo andare. Sale, grosso, in acqua in piena ebollizione. Caliamo subito la pasta, quindi una pasta veloce, che torniamo alla palestra, ci sono, in questo caso per me, io devo andare pure a lavorare dopo la palestra e quindi ci dobbiamo sbrigare. Mando giù bene la pasta, perché sennò poi ha una cottura differente, le punte non si sono al dente e scotta la pasta che sta dentro. Poi adesso tolgo i gambi, l'aglio lo lascio interno, tanto non si vede. La prima cosa che faccio è questa, le alicette queste qui belle, da proprio da padella, come è scritto sulla confezione, perché sono belle, guardate che belle, lunghe, asciutte, così bello appetitoso, ma ci pensate, con la alicetta, eh? Non è proprio un sacrificio, non è proprio, capito, una penitenza, una punizione, no, pure noi che dobbiamo stare attenti, possiamo mangiare. Sciolgo bene l'acciuga. Fuoco bassissimo, vedete che questa dice è fantastica, perché non c'è olio di conservazione, lo mettiamo noi, quello che ci piace a noi, quello più buono che vogliamo. Abbiamo questa cremetta fatta con le alici. Io che faccio? C'ho le olivette, vado, belle denocciolate, così, un po' di acqua di cottura della pasta, così, e facciamo andare, così non abbiamo soffritto niente, va bene? Oh, va bene, penso di sì. Poi i pomodori, ho detto, quindi non è necessario proprio sto tipo di pomodori, usate quello che volete voi, quello che trovate buono, profumato. Che sa di pomodoro, ragazzi, se farete questa ricetta in pieno inverno non usate i pomodori, la fate in bianco, buonissima lo stesso. Ancora è dura, ancora si regge da sola? È impossibile, aspettiamo un paio di minuti. Prezzemolo, la sentite? Questa è proprio figa. Vai, vado, facciamo un po' di prezzemolo che ci piace, no? Ci fa sentire, che ne so, ci fa ricordare. Ecco Mario, ancora non è pronta la pasta, aspetta un attimino. Ci fa sentire ancora un po' sul mare, perché quando uno mangia la pasta col prezzemolo gli ricorda sempre la pasta con le vongole, non c'è niente da fare, sempre l'estate, ricorda, buonissimo, andiamo a mangiare su di riva al mare. Un po' di prezzemolo lo metto subito, così, bello, perfetto. Poi, adesso, la proteina, che fai, non ci mette proteina? Piatto unico, proteina ci deve stare, no? Ci abbiamo messo un po' tutto, quindi filetti di sgombro, omega 3 puro. Guardate che belli, i fetti villa piccanti, guardate qua dentro che c'è. Peperoncino, chiodo di garofano, scoliamo bene dall'olio. Che bontà, ragazzi. Buono. Vado così, rompo leggermente. Tiro fuori la pasta. C'ho fame! C'ho fame! Oggi ho fatto, voi sapete che cosa ho fatto? Dorsali e tricipiti e un po' d'addome, però bisogna farlo sempre. Mo adesso alziamo.
Oggi ci stiamo, dai, un pochetto, oggi ci stiamo un pochetto. Mamma mia che fame, ragazzi. Un goccio di acqua, così. Che bella. Vedete, pure in bianco è bellissima. Adesso. Dai, ci sta, già si sente, eh? Allora, vado con un po' di pomodorini, crudi così. Il sale meno serve. Mamma mia che bellezza. Guardate qua che roba. Oh, apro quest'altra scatoletta perché proteina ci deve essere, no? Abbondante. Mario! Dove stai? Mario, vieni? Mamma mia. E tu stai, con che stai venendo? Con la moto? Che fai, il pigrone fai? Pizzica un pochetto, eh? Vuoi assaggiare? Com'è? Buono? Vuoi ancora? Tieni. Impiattiamo, un bel piatto. Ora ci mettiamo un po' di olivette, un po' di cose, la rendiamo ancora più bella. E, per dargli la giusta... giusto apporto proteico, così un po' di prezzemolo, che buona. E questo oggi è il pranzo mio, ragazzi, non scherzo, adesso assaggiamo. Mario, vuoi ne assaggiare poi? Ah, sta occupato, niente importa. Dai, non scotta tanto, dai, ci ho sempre paura. Allora, facile, economico, per me fa pure bene, post allenamento, che volete di più? Fatelo. Un abbraccio da casa Mariola, della famiglia Mariola. Eccoci qua. Mario, vogliamo salutiamo? No, non ti importa, vabbè. Che bontà, ragazzi, che buono oggi.